Ciao a tutti, che emozione, quasi più emozionante dal vivo, dai online che dal vivo. E poi abbiamo questa ansia comune, vedo, del tempo. Comunque io sforo, lo dico già, faccio outing. Allora, mi vedete tutti? Mi vedete? Ok, perfetto. Io condividerò delle slide perché parlerò di immagine. Io sono Anna Turcato e sono una consulente formatrice sui temi di immagine e moda. Aiuto le persone a illuminarsi e a comunicarsi attraverso le loro scelte di stile, sia personali che professionali. Quindi oggi, adesso comincerò a condividere le slide, tanto so poi che nella registrazione voi vedrete sia me che appunto le slide. Oggi parleremo proprio di come comunicarsi nelle video call. Noi freelancer eravamo già avvantaggiati nel periodo di quarantena perché sapevamo già come vestirci, così con la t-shirt, quella da prendere all'ultimo minuto per fare proprio la video call, giusto? In realtà vi vorrei porre due, tre appunto punti di discussione. Nei primi 60 secondi in cui una persona ci osserva, si forma un'idea di noi, gli sembriamo più o meno vincente, più o meno credibile, più o meno affidabile. E nei primi 60 secondi succede che scatta un effetto psicologico naturale che è l'effetto alone, per cui se io osservo una persona e mi colpisce positivamente qualcosa della sua immagine, poi sarò più predisposta ad essere appunto positiva anche nei confronti delle sue parole. Se invece la sua immagine non mi colpisce, e non mi attrae, non mi piace, le sue parole mi sembreranno appunto meno attraenti e ci vorranno quattro incontri per confutare questa prima impressione. Questo anche davanti a uno schermo, anche se abbiamo appunto questo piccolo quadratino in cui voi mi vedete, anzi, a maggior ragione, perché io sono ancora più in primo piano, così che rispetto ad un palco dove mi sarei mossa, dove avrei fatto magari un po' di, avrei distolto un po' l'attenzione dal mio viso e dai miei colori, da quello che porto appunto addosso. Quindi vi domando una cosa: che prima impressione volete dare voi? Pensate a tre parole che vorreste comunicare appunto ai vostri clienti, ai vostri colleghi quando voi vi ponete in un appuntamento dal vivo, ma anche in un appuntamento online, una video call. Voi comunicate queste tre parole appena le persone vi osservano. Adesso, se voi pensaste a tre parole e io guardassi i vostri quadratini, le comunichereste? Si tratta di strategia. Noi applichiamo la strategia a qualsiasi contesto della nostra vita professionale. La strategia rispetto appunto alle nostre parole, a quello che presentiamo al cliente, a come ci incontriamo, ma la applichiamo anche alla nostra immagine. La applicò, per esempio, Kennedy, che nel primo confronto televisivo video con Nixon lo stracciò proprio perché applicò la strategia non solo a quello che avrebbe detto, ma anche alla sua immagine, che avrebbe quindi anticipato la credibilità alle sue parole. Andò ad osservare lo studio di registrazione, vide che le pareti erano grigie e beige e scoprì che se si fosse vestito di grigio e beige, col bianco e nero, sarebbe scomparso letteralmente. Cosa che invece, quindi indossò appunto, vedete, un abito nero, cosa che invece non fece Nixon, che scomparve e quindi sembrò anche meno interessante, meno attraente. In più, Nixon, a differenza di Kennedy, non era abituato alla televisione e alle luci televisive, continuò a tamponarsi il sudore sulla faccia, sembrando ancora meno credibile. Kennedy lo stracciò, tanto che lo sappiamo, vinse e divenne presidente. Io non vi voglio parlare di dress code, è una parola che odio. Non vi voglio neanche dire che l'abito fa il monaco, è un'espressione che odio, che detesto, perché se sei Gabriel Garco e ti vesti da monaco, puoi vestirti da monaco quanto ti pare, ma rimani Gabriel Garco. Però se sei un monaco e lo vuoi comunicare e non ti vesti da monaco, quello è una mancanza di opportunità, insomma, può essere appunto qualcosa che avresti potuto fare. Io non vi voglio nemmeno dire che sono contraria alla tuta. Da docente di storia della moda, vi dico che la tuta la inventarono i futuristi quando decisero che i vestiti si faceva la rivoluzione con la tuta che si inventarono, vedete, modello universale tutto d'un pezzo, che con la tuta avrebbero raccontato non solo loro stessi, ma anche i loro ideali politici. E con questa tuta, che ricorda nel nome Tin Tun Tan, le poesie di Marinetti, loro raccontavano appunto la loro voglia di azione, di movimento, che si tramutava anche in voglia di andare in guerra in quel periodo storico. Infatti la tuta venne chiamata
chiamata il vestito antineutrale. Non vi voglio nemmeno dire che c'è un giusto e c'è uno sbagliato. Guardate Trump, il primo Trump è quello vestito bene, giusto, il secondo Trump è quello vestito male, sbagliato, cioè quello che noi vediamo ogni giorno. Ma il suo elettorato, quale dei due amerebbe, no? John Smith che va vestito da festa una volta a settimana, a messa la domenica sul suo trattore e con dietro la carabina, per fare insomma un esempio estremo, quale di due amerebbe di più? Quello sbagliato, però è quello giusto. Sapete di chi sono questi calzini? Sono di Justin Trudeau, che indossa dei calzini con ciubecca, indossa dei calzini colorati, come vedete sempre. E i calzini colorati potrebbero essere qualcosa di sbagliato per un politico, ma lui li indossa perché si accordano al suo modo di fare politica, che giovane, smart, fresco e anche un po' fuori dalle righe. Quindi la parola su cui vi voglio far focalizzare, oltre a strategie, è consapevolezza. Mi presenterei così dal cliente, ho usato alcuni di voi, mi scuserete se siete presenti. Magari sì, ma magari no. E se no, che differenza c'è tra l'appuntamento e la video call? Che differenza c'è in quelle tre parole che comunque voglio raccontare al mio cliente con la mia immagine e poi appunto che rafforzano le mie parole, diciamo, verbali? Questo signore è un astronomo e si è presentato così a raccontare il fatto che aveva scoperto una nuova stella. Tutti hanno parlato della camicia, nessuno ha parlato della scoperta per cui ci aveva messo magari decenni. La camicia, lui magari non era neanche, fu tacciata di sessismo, ma era disegnata da una donna. Lui dico sempre che aveva probabilmente in armadio queste camicie, la spada laser, non ci ha pensato, appunto, non ci ha pensato. E la sua scoperta scientifica è passata in secondo piano. Non pensarci è appunto lì il focus, non scegliere è già una scelta. Io vorrei che voi appunto pensaste alla scelta come un'opportunità, come un esercizio di libertà e indipendenza, non come qualcosa che mi arriva dall'alto e me lo devo subire, ok? Anche perché io se scelgo di essere curato e trasferisco una sensazione di accuratezza, non vi sto dicendo di figaggine estrema, vi sto dicendo di cura, io trasmetto al mio interlocutore un senso di attenzione, un senso di precisione, di precisione per me e per gli altri, di non superficialità e quindi anche di professionalità. La cura ti rende memorabile anche in video. Quindi anche se sotto so che avete tutti la tuta, Miriam Bertoli, io metto fai alzare tutti e vediamo se hanno tutti la tuta, questa parte qui può essere accurata, può essere luminosa, perché se noi metteremo in luce noi, e la nostra immagine, metteremo in luce anche le nostre parole. In 60 secondi i colori raccontano, adesso vi arriva anche un sondaggio, in 60 secondi i colori raccontano chi siete, raccontano appunto le vostre idee, i vostri valori. Per esempio il giallo racconta la creatività, e vedete che rispondo al sondaggio, se no non vedo le mie slide, non sono in impasse perché non vedo le mie slide col sondaggio, comunque. Il giallo racconta la creatività, l'arancione racconta l'ottimismo, il rosso l'energia, il viola il magnetismo, il blu l'equilibrio, il verde la tranquillità. Ogni colore racconta qualcosa, quindi chissà cosa ci voleva dire la nostra... Devo togliere un attimo per rispondere al sondaggio, scusate, perché sennò non vedo le slide. E chissà cosa voleva raccontarci la nostra Miriam Bertoli, tutta vestita di rosso, un colore che attira l'attenzione. L'azzurro di stensione, insomma, ogni colore racconta qualcosa. Il beige racconta uniformità, il grigio distacco e il nero che cosa racconta? Non racconta niente, perché il nero è l'assenza di ogni colore, come il bianco è appunto la somma di ogni colore. Quindi se mi vestirò di nero dovrò parlare, però quei primi 60 secondi li avrò sprecati. Anche perché chi è che indossa il nero? Chi è sottomesso a Dio? Se la persona che ho davanti a me comunque con i colori comunica qualcosa di sé e io non comunico niente, io sono sicuramente in secondo piano, sono sicuramente appunto sottomesso rispetto a lui dal punto di vista comunicativo nei primi 60 secondi. Non sono neanche contrario al nero. Il nero può passare da attore protagonista a comprimario e questo lo può fare anche attraverso l'abbinamento, che come vi insegna Her Majesty, che come sapete nelle mie slide non può mancare, l'abbinamento del suo vestito e della spilla crea una comunicazione visiva molto molto forte, sia per il verde rassicurante, si è vestita così quando appunto in mezzo alla pandemia doveva rassicurare i suoi sudditi, sia per l'abbinamento per esempio con la spilla che rimanda alla sua tradizione, una spilla appunto storica per la famiglia Windsor. Ma anche la nostra di Regina lo fa, come vedete abbina occhiali, la Alessandra Farabegoli, stava San
abbinato. Solo perché mi hai chiamato regina, ti do un minuto extra. Grazie, sto finendo. Abbina gli occhiali, la maglia e lo smalto. Ma anche Laura Rubini, la commercialista, abbina addirittura la sua maglia con, vedete nel suo computer, quel viola. Ma adesso io ve lo sto facendo notare, ma voi visivamente, a livello percettivo di comunicazione, l'avevate già notato e Laura vi è sembrata anche più magnetica, più leader, più affidabile se vi parla di tasse. Quindi adesso diamo le best practice. Iniziate con, basta un dettaglio, uno siete noi donne, siamo avvantaggiate, lo so, perché noi abbiamo gli accessori vicino al viso come gli orecchini, come i foulard che ci possono mettere in primo piano. Possiamo anche fare di necessità virtù, è il nostro tratto distintivo, questa è una mia foto, ma io ho sempre il caschetto, come vedete, e durante la quarantena, Giovanni, nemmeno io andavo dal parrucchiere. Quindi mi sono bardata con queste fasce per capelli, però rigorosamente made in Italy, che io sostengo. Oppure la fascia di Hermès, che è un brand che nasce nel 1800, perché vi ho detto, racconto storia della moda e sono posizionata così a livello di branding. In più, negli anni 40, fatto come negli anni 40, quando le donne si mettevano questi turbanti per alzare il loro viso e metterlo in primo piano, e perché appunto negli anni 40 c'era la guerra, non si potevano lavare i capelli, non c'era shampoo, non c'era acqua e non si poteva andare dal parrucchiere. Però ne ho fatto appunto il mio tratto distintivo, ho fatto tutta la quarantena con questa roba, che in realtà era solo per pararmi a sedere dal fatto che avevo i capelli bruttissimi. Quindi fai parlare i tuoi vestiti come i Royal, qui Kate e William, con coerenza però. Per esempio, Kate si è abbinata, no, a questi vestiti, vedete la felpa di ragazzini, che appunto era la divisa di una scuola con cui lei sapeva che avrebbe parlato in quarantena, e si è vestita appunto abbinandosi alla divisa della scuola. Oppure, quando si è collegata con una neomamma che aveva appena partorito un maschietto, quella si è vestita di rosa, scusate, di azzurro, giustamente. Brava Kate, si è vestita di azzurro per essere intonata alla situazione, al messaggio. Queste cose non sono stupidaggini, sono cose che voi avete registrato, ripeto. Quindi progettate i vostri look anche delle video call, anche in Excel se siete fan, oppure metteteli in agenda, scriveteli in agenda, perché proporvi con consapevolezza vi aiuterà a vincere. Ma cosa significa vincere? A passare meglio il vostro messaggio, a passare meglio le vostre parole. Ho visto tra le call, tra i video, no, le 5 frasi da dire al cliente prima di iniziare, no, la relazione. Queste 5 frasi voi gli ridite con la vostra immagine prima ancora di aprire bocca. Quindi adesso il compito è: create un video look, scrivetevelo giù, no, scrivetevi proprio come vorreste comunicarvi, e segnatelo anche in agenda, cioè quel cliente, mi voglio vestire di giallo perché porta creatività, mi voglio vestire di verde perché trasmetterò tranquillità, e quello è uno che si agita facilmente. E consiglio finale: mettete le scarpe. Lo so, sotto siete tutti in tuta, e ve lo dico io, no, perché ho il vestito, ma anch'io, anch'io ovviamente in quelle belle foto che ho fatto vedere prima molto probabilmente indossavo la tuta, ma se avete quel cliente rognoso che dovete prendere, indossare le scarpe vi farà sentire più credibili, e se vi sentirete più credibili, se vi sentirete più sicuri, ecco che allora trasmetterete sicurezza. E poi per le signore, avete presente quelle scarpe col tacco, che sono quelle classiche scarpe da pizzata piuttosto che da cinema perché non riusciamo a camminarci? Ecco, le video call sono perfette per usare finalmente quelle scarpe che non mettiamo mai. E ultima cosa, vi ricordo che se, come le fashion blogger, che se vi riprendete dal basso è sempre peggio, quindi riprendetevi un po' dall'alto, scherzo ovviamente, e con questo vi ringrazio e vi ricordo che mi trovate su tutti i social e sul mio sito, che ha il mio nome e il cognome, quindi è abbastanza facile, Anna Turcato. Grazie Anna, grazie. Guardavo il sondaggio, bravi, bravi, ma dovevamo farlo prima, mi sono persa col sondaggio, scusate, è ovvio che adesso avete scritto ti vesti come puro appuntamento. No, avevano risposto subito. No? Ah, no, bravi, bravi, quante soddisfazioni. No, ho già imparati tutti. Grazie a voi, grazie a voi anche per la chat, e la Fabiana ha subito accolto che può rimettersi il suo stiletto 12 diciamo seduta allo schermo, e poi risponderò, giusto Alessandra, no? Io farò notare le mie Birkenstock di vernice rossa. Rossa, perché The Queen, Her Majesty of Lenscamp, abbina anche le scarpe, pure se noi li vediamo, perché lei lo sa,
e saperlo ti fa sentire più standing, dicono gli inglesi, più sicuro. È veramente così. Fate la prova, vedete, basta un paio di Birkenstock, perché io dico sempre che la comodità non è da non è diciamo qualcosa che collide con lo stile, ma se c'è consapevolezza.